Il danno causato al Bassani Park, alla Giunta Verde di Ferrara, del concerto di Bruce Springsteen era molto più grave dei temuti, anche a causa delle abbondanti piogge atmosferiche che hanno preceduto l'evento. L'arrogante incoscienza di coloro che volevano a tutti i costi che il concerto per oltre 50.000 spettatori si svolge per possibili soluzioni alternative, ha avuto effetti catastrofici. Il parco urbano, il gioiello urbano di Ferrara, è in ginocchio, letteralmente devastato. Le immagini parlano chiaramente e inchiodano i manager. In aggiunta, il parco rimane negato all'uso pubblico nel periodo più bello dell'anno, il periodo di fioritura e nidificazione di uccelli, e rimarrà, in tutto o in parte, ancora per molto tempo. Con il Melma Parco, i nomi di coloro che hanno inventato e volevano Giorgio Bassani, Antonio Cederna, Paolo Ravenna, Ippolito Pizzetti, probabilmente sconosciuto all'illustre manager italiano del capo che fino a pochi giorni prima concerto era confuso punto assegnato, Armaring nella stampa locale, per insegnare ai ferrarari come usare un parco per migliorarlo. Ma se leggerezza interessata a coloro che in un evento devono trarre profitto è comprensibile, la leggerezza di coloro che, istituzionalmente responsabili della cura e difendere qualità dei luoghi pubblici questa città, sacrifica l'integrità per soddisfare gli interessi privati, è imperdonabile e imperdonabile. Gli argomenti propagati in questi giorni per sostenere l'interesse collettivo dell'iniziativa sono facilmente confutabili. Grande successo dell'iniziativa, il successo, garantito dal protagonista, lo stesso qualsiasi altra posizione del concerto, ma con piccoli problemi organizzativi, problemi che hanno quasi paralizzato la vita normale della città. Combinazione l'evento, grande ritorno economico per la città, tralasciando le considerazioni su fenomeni speculativi assolutamente negativi, anche il ritorno economico sarebbe stato garantito articoli attivi, ma molto meno quelli passivi se trovati un altro luogo. La riparazione del danno inflitto sul parco, annullano gran parte gli articoli positivi, con la circostanza aggravante che cercherà assumere i suoi costi la comunità, F. Ferrara ha visibilità internazionale childish anche solo per pensare che una città storica riconosciuta dall'UNESCO Heritage of Humanity, cui, tra l'altro, è corso una mostra importante su pittori del Rinascimento universalmente noti, diventando noto a livello di livello un concerto Springsteen. Dal 1975 sono stati commessi molti errori nell'uso del parco, ma nessuno finora è riuscito a causare danni così devastanti. La gravità di ciò che è accaduto, tuttavia, sembra non essere stata sufficiente per far riflettere i manager. Gli enormi investimenti fatti nel parco prima del concerto, quelli annunciati come già previsti, fanno la paura. Ciò che è accaduto sia solo l'inizio, e esiste design preciso dell'amministrazione per trasformare in un modo permanente parco pieno di valori ambientali naturali in una GR.